Ieri abbiamo chiuso il discorso introducendo una rappresentazione, a me, o meglio, verificando che un qualsiasi segnale passabanda può essere rappresentato come segue. Attorno alla quale questo segnale è passabanda. E questo qui è definito equivalente basso a basso o in sviluppo complesso, e in generale un segnale complesso. Ora elenchiamo una serie di, facciamo una serie di osservazioni su questa rappresentazione. La prima. Bene, se l'equivalente passo a passo è un segnale complesso, allora può essere scritto come parte reale più i volte parte immaginaria. Fatemi chiamare xc la parte reale di questo segnale e xs la parte immaginaria. Capirete i motivi di questi pedici a breve. Inserendo questa qui dentro, ricordando che e elevato a è un coseno pi volte seno, se devo prendere la parte reale del prodotto di due numeri complessi, allora la parte reale del prodotto è il prodotto delle parti reali meno il prodotto delle parti immaginarie, perché i prodotti misti avranno il termine i che è immaginario e va via dalla parte reale. Quindi reale per reale è reale, i immaginario per i immaginario fa meno prodotto delle parti immaginarie, che è un altro numero reale. Tutti i prodotti misti invece sono ancora complessi e vengono eliminati dalla parte reale. Di conseguenza avremo radice di 2 xc coseno meno radice di 2 xs seno. Ed il motivo di questi due pedici ora è chiaro: c sta per cosine e coseno ed s sta per seno. Altra osservazione. Vabbè, è molto semplice, abbiamo scritto un segnale complesso come parte reale più di volte parte immaginaria. Ho fatto il prodotto con e elevato a e ho preso la parte reale, questo è quello che esce fuori, nulla più di ciò. Un altro modo però di scrivere un numero complesso è modulo per elevato di fase. Fatemi chiamare a il modulo di x equivalente passo a basso e fatemi chiamare teta la fase dell'equivalente passo a basso, allora l'equivalente passo a basso posso anche scriverlo in questa maniera. Per ogni t un numero complesso, si può scrivere come un modulo per elevato di fase, e è quello che ho fatto. Se lo rappresentiamo in questa maniera, allora il segnale passabanda diventa due adt, poi elevato a frequenza fc e fase teta dà luogo al coseno quando prendo la parte reale. E questo qui dovrebbe avere un'espressione abbastanza familiare. Provate infatti a fare il caso particolare
di ampiezza costante e fase costante, allora l'equivalente passo a basso è semplicemente A per elevato di teta, ed è l'equivalente passo a basso del segnale passo a banda A coseno. E questo l'avete chiamato fasore. Quindi il fasore è un caso del genere limite segnale passa equivalente passo a basso, e si ottiene quando abbiamo segnale passo a banda, quando l'equivalente passo a basso ha un'unica frequenza, il segnale passo a banda ha un'unica frequenza, una banda così stretta che si riduce a una sola frequenza FC. Un'altra osservazione. Abbiamo visto che il segnale passa banda può essere scritto in questa maniera, e quindi la differenza tra questi due segnali. L'altro, queste due componenti qui si chiamano in fase e in quadratura. XC è anche chiamata in fase, XS in quadratura, perché uno moltiplica il coseno e l'altro moltiplica il seno, che è ottenuto dal coseno con una rotazione di 90 gradi, per questo si dice che è in quadratura. In realtà questi due oggetti sono ortogonali fra di loro. Per ortogonale intendo che il loro prodotto scalare fa 0. Però qui abbiamo a che fare con due funzioni, e il prodotto scalare standard che abbiamo quando abbiamo a che fare con due funzioni è, o meglio, vediamo che facciamo prima. Se faccio l'integrale di questo oggetto, scusa, questo prego. Lì non ci va la i, qua ci va. Dove? Con del coseno. Scusate, chiaramente non c'è la i qui. L'unità immaginaria sta sull'esponenziale, che dà luogo a coseno pi volte seno. Ah, c'era anche un radice 2 e radice 2 qui, che moltiplicati fra loro danno un 2 davanti. Bene. Sto prendendo il primo segnale, prendo il secondo, e questi due li moltiplico e li integro. Due seno coseno. Seno del doppio della fase. Ok. Ma abbiamo un segnale moltiplicato per un seno integrato. Questo dovrebbe farci ricordare qualcosa. Intanto il seno è la parte immaginaria di un esponenziale complesso, e quindi qui già, se invece di avere una funzione moltiplicata per un seno ho una funzione moltiplicata per un esponenziale complesso e poi integrata, qualcosa mi viene in mente, è una trasformata di Fourier.
Quindi questa qui la posso anche scrivere come parte immaginaria di integrale su tutto R di xc di t xs di t elevato a 2π di f, 2fc di t. E quindi quella è la trasformata di Fourier di questo oggetto qui. Valutata in un punto particolare, 2fc. Quindi questa è la parte immaginaria della trasformata di Fourier di questo prodotto, ma la trasformata di Fourier è un prodotto, è il prodotto di convoluzione delle due trasformate, e quindi è xc di f convoluto xs valutato in quale punto? 2fc. Chiaro? Ma questo fa 0, perché vi ricordo che xc e xs hanno banda W doppio. Siamo partiti da un segnale bassa banda che in frequenza ha un aspetto del genere, che vi devo dire, attorno a FC, e questa è la sua banda, W doppio, l'equivalente passo a basso a questo aspetto e a banda W doppio, modulo e fase, va bene? Quindi la parte reale e la parte immaginaria hanno questo aspetto, hanno una banda W doppio. Se io faccio il prodotto di convoluzione fra la trasformata di Fourier della parte reale e la trasformata di Fourier della parte immaginaria, ho il prodotto di convoluzione fra due oggetti che hanno banda W doppio. Il loro prodotto ha banda 2W doppio. Ok? Ma io sto valutando questa trasformata di Fourier non qui dentro, ma nel punto FC, anzi nel punto 2FC. Quindi basta che FC è maggiore di W doppio, e nel nostro caso lo è, e quella trasformata fa 0. Chiaro? Ripeto, sto cercando di verificare se le due componenti in fase e inquadratura sono ortogonali. Moltiplico e faccio il prodotto e integro. 2 seno coseno è seno del doppio della frequenza. L'integrale di un qualcosa per il seno è la parte immaginaria di quello stesso integrale per l'esponenziale. Questa è una trasformata di Fourier di un prodotto, e quindi è il prodotto di convoluzione delle due trasformate di Fourier. Questo oggetto qua ha banda 2W doppio, ok? Quindi questo punto qua si chiama W doppio, questo punto qua si chiama meno W doppio, perché la banda è 2W doppio contro le frequenze positive e negative, perché questo è un segnale complesso, quindi contro quelle positive e quelle negative. Basta che 2FC è maggiore di W doppio, o se preferite FC maggiore di W doppio mezzi, e io sto valutando una trasformata di Fourier in un punto in cui quella fa 0, e quindi questa fa 0. E questa è la condizione che abbiamo imposto ieri quando abbiamo definito un segnale bassa banda attorno alla frequenza FC, purché FC sia maggiore di W doppio mezzo. In realtà sarà molto maggiore. A questo punto qualcuno potrebbe dirmi: fermo un attimo, questo è vero se questi due sono segnali di energia,
perché questo è il corpo scalare tra segnali di energia. Ma se invece quei due sono segnali di potenza, perché XC e XS sono segnali di potenza, questo non è il prodotto scalare. Il prodotto scalare è l'autocorrelazione. Dovrei fare il limite per T che tende infinito di 1 su 2T, integrale di fra meno T e T. Tuttavia, cosa cambia se qui invece di fare l'integrale su tutto R lo restringo a meno T e T e poi divido per 1 su 2T e faccio tendere T a infinito? Il numeratore tenderà a tutto l'integrale, che fa 0. Il denominatore tenderà a infinito, e quindi il rapporto fra qualcosa che diventa nullo e qualcosa che tende a infinito fa 0. Quindi anche se fossero di potenza, questo discorso vale lo stesso. Quindi quei due rami sono ortogonali, quei due segnali che escono. E questa era la terza osservazione. Un altro esempio di segnale molto semplice, quindi la quarta, supponete che il segnale passabanda sia questo, radice di 2 a con 1 coseno di 2 pi greco fc più f con 1 t più teta 1 e sommato a radice di a con 2 coseno di 2 pi greco fc meno f con 2 t più teta 2, insomma la somma dei due fasori. Allora l'equivalente passo a passo sarà semplicemente a con 1 elevato a 2 pi greco i elevato a i teta con 1 per elevato a 2 pi greco i. In realtà non sono la somma dei due fasori, o meglio sì, la somma dei due fasori ma a frequenze differenti. Questo è fc più f1, questo è fc meno f2, con f1 e f2 numeri positivi. La somma dei due fasori però non è più un fasore, perché non è un tono sinusoidale puro, è la somma di due toni sinusoidali. Quindi un suo grafico a 2000 frequenza potrebbe essere questo. Attorno a FC ho due toni, uno qui e uno qui. FC più F1, FC meno F1, F, stessa cosa dall'altro lato. E quindi l'equivalente passo a passo è questo oggetto qui. Quindi, mentre per un segnale reale non serve a nulla parlare di frequenze negative perché non hanno alcuna informazione, per un segnale complesso è importante parlare di frequenze positive e negative. Nell'equivalente passo a passo, le frequenze positive e negative assumono il significato di componenti del segnale al di sopra della frequenza FC e al di sotto della frequenza FC. Lo vedete? FC, F con 1 nell'equivalente passo a basso, una frequenza che sta al di sopra della frequenza FC,
infatti sta FC più F1. Le frequenze negative invece, in questo caso solo F con 2, sono quelle che sono al di sotto della frequenza FC, attorno al quale quel segnale di partenza era bassa banda. Domande? È meno F2 la FC. Certo, meno F2. Ne abbiamo FC più F1 qui e FC meno F2 con F1, F2 e anche FC costanti positivo. Densità spettrale dell'equivalente basso a basso. Chiaramente, se il segnale passa a banda, scusate, dell'equivalente basso a banda, si può scrivere in termini dell'equivalente basso a basso, allora vuol dire che anche la sua densità spettrale S, del segnale basso a banda, potrà essere descritta in termini della densità spettrale dell'equivalente basso a basso. Questo è vero, ed infatti questo è un mezzo. La densità spettrale dell'equivalente basso a basso traslata a FC più la stessa traslata a meno FC, ma ribaltata, perché deve essere un segnale reale, quindi deve essere ermitiana la PSD. Quindi meno F meno FC. Non posso prendere e traslarla a sinistra, altrimenti potrebbe non essere simmetrico rispetto all'asse Y. E allora l'antitrasformata sarebbe un segnale complesso. Ma l'antitrasformata è l'autocorrelazione che è reale. Perché X bandpass è un segnale reale. E infatti questo non è, perché il segnale la densità spettrale dell'equivalente basso a basso traslata a F con C e poi la stessa ribaltata dall'altro lato, meno F. C'è qualche dubbio o domanda su questa parte precedente? Tutto chiaro? Chiaro? Allora vediamo di dimostrare che in effetti è vero che si può scrivere in quella maniera. Tra l'altro graficamente vuol dire che se questa è la PSD dell'equivalente basso a basso, l'equivalente basso a banda ha questa PSD. Da qui proviene proprio dalla normalizzazione che abbiamo introdotto noi, radice 2, cioè l'equivalente passa banda, il segnale passa banda è parte reale di radice 2 volte l'equivalente passa basso. Grazie a quel radice 2 nella densità spettrale abbiamo un mezzo qui, e questo fa sì, quindi anticipo l'osservazione 6 prima di mostrare la 5,
fa sì che se integrate questa ottenete la potenza o l'energia del segnale bassa banda, bassa basso. Se integrate questa ottenete l'energia o la potenza del segnale bassa banda. Ma questi tre oggetti, se questa ha potenza P, questa potenza P mezzi e P mezzi, per cui la potenza P. Stessa cosa per energia, se questa energia è, questa parte qui è energia e mezzi, questa è energia e mezzi, e di conseguenza la potenza o energia dell'equivalente basso a basso è la stessa della potenza o energia del segnale basso a banda. Quindi 6, l'energia del segnale basso a banda o la potenza del segnale basso a banda, che è semplicemente l'integrale della PSD o ESD, per questa espressione di sopra, quindi per la 5, è semplicemente l'integrale della densità spettrale di potenza del segnale bassa basso equivalente. E quindi questo è proprio uguale alla energia o potenza. Ok? Quindi ho scritto quello che ho detto a parole e si capisce subito dal disegno che ho fatto lì a destra. Quindi ve l'ho anticipato ieri, il motivo per il quale inseriamo quel radice 2 qui è perché è un fastidio in più che ci portiamo nella lezione, nel corso, quando facciamo o parliamo di segnali bassa banda. Tuttavia il vantaggio poi è che l'equivalente bassa basso, che rappresenta in tutto e per tutto il segnale bassa banda, abbia la stessa potenza energia dimostrato lì sopra. La 5 però, nonostante sia piuttosto intuitiva, non è stata provata. Ne è dimostrata. Dimostriamo che è la 5. In realtà la dimostrazione sarà molto semplice. Non faremo altro che calcolare la autocorrelazione del segnale bassa banda, poiché il segnale bassa banda si può scrivere in termini di segnale equivalente bassa basso. Sviluppiamo l'autocorrelazione del segnale bassa banda e vedremo che la potremo esprimere in funzione del segnale equivalente basso a basso. La trasformiamo con la trasforma di Fourier e otteniamo la densità spettrale. Ed è proprio quello che faremo. Cominciamo, vi ricordo che per calcolare la densità di spettrale, quindi per calcolare l'autocorrelazione, dobbiamo fare la media statistica del prodotto e poi l'integrale su tutto R, se è di energia, o la media temporale se è di potenza. Però perlomeno dobbiamo cominciare con la media statistica. Cioè dobbiamo calcolare la media statistica fra il segnale bassa banda del segnale bassa banda moltiplicato per una sua replica, per una sua copia ritardata. Questa quantità, se integra su tutto R e il segnale R di energia, dà luogo a l'autocorrelazione. Se invece il segnale di potenza, ne calcoliamo di questa quantità la media temporale e otterremo l'autocorrelazione. La trasformiamo e otteniamo la densità spettrale di potenza che abbiamo di sopra, di energia. E verificheremo se davvero si può scrivere in quella maniera. Ora, quello che faremo è semplicemente includere questa qui dentro. Però prima di fare questo scrivo la parte reale come un mezzo questo segnale più questo segnale collegato
diviso 2, vabbè, un mezzo l'ho già detto, quindi il primo più se stesso con il grado diviso 2, questa è la parte reale. Quindi questa parte reale posso scrivere come questo segnale più se stesso con il grado diviso 2, ma c'è un radice di 2 qua davanti, quindi è 1 sul radice di 2. Quindi il segnale passabanda lo scrivo come, che è un parte reale di qualcosa, lo scrivo come quel qualcosa più quel qualcosa collegato diviso 2. Metto questa espressione qui dentro, faccio i prodotti. E chiaramente siccome questo ha due termini e questo ha due termini, il prodotto conterrà quattro termini. Il primo per il primo, il primo per il secondo, il secondo per il primo e il secondo per il secondo. C'è 1 sulla radice 2 a questo, 1 sulla radice 2 a questo, il prodotto è 1 mezzo. Poi avremo il primo per il primo, quindi questo per questo ritardato. Il primo e il primo ritardato. No, dicevo lì è x l. LP, sì. Quindi il primo per il primo ritardato. Quindi xlp per xlp di t meno tau. Questo per questo di t meno tau. Quindi questo in t per questo in t fa questo in 2t e poi rimane il meno tau. E questo è il primo per il primo. Abbiamo quattro termini. Poi faccio il primo per il secondo. Quindi xlp primo per il secondo. Per x coniugato di lp di t meno tau. Le frequenze fc vanno via, perché questo ha più fc, questo ha meno fc. Nel primo termine si sommavano e davano 2 fc. Nel secondo termine invece si sottraggono e danno 0. Rimane soltanto tau. Il terzo invece è il secondo per il primo. E il terzo è il secondo per il secondo, quindi x lp di t con il gatto x lopas di t meno tau. E elevato a meno 2 pi greco i 2 fc t e elevato a 2 pi greco i fc tau. E questa è l'espressione della media statistica che ancora non abbiamo neanche valutato. Io ho dimenticato qui davanti di mettere media statistica di. Ma l'ultimo è coniugato per coniugato. L'espressione è molto lunga ma è molto semplice perché il prodotto è due binomi. E non li porteremo neanche tutti avanti perché? Perché di questo oggetto qui bisogna farle o l'integrale o la media temporale, a seconda che il segnale sia di potenza o di energia, perché questa è la autocorrelazione statistica. Poi per avere l'autocorrelazione devo togliere il termine t, quindi devo integrare in dt se è di energia e devo fare la media temporale se è di potenza. Thank you.
facciamolo. In realtà è molto semplice perché se io prendo il primo termine di sopra e ne faccio l'integrale, ammesso che possa scambiare l'ordine fra media e integrale, quindi devo fare l'integrale della media di questo primo oggetto più l'integrale della media di questo secondo oggetto e così via. Concentriamoci sull'integrale della media del primo oggetto. Supponiamo che possa scambiare il segno di media e di integrale, rimane l'integrale di quell'oggetto lì, del quale poi dovrò fare la media, ma concentriamoci su solo integrale. E poi c'è e elevato a meno 2π greco i fc tau, ma non dipende da t, quindi l'ho proprio tolto di mezzo, no? Sarebbe una costante moltiplicativa qui davanti. E poi di questo oggetto qui devo farne la media. Qui sto estendendo l'integrale su tutto R, quindi sto supponendo che siano segnali di energia. In realtà se fosse di potenza sarebbe la stessa cosa, avrei l'integrale tra meno t e t e poi 1 su 2t limite. Ma lo facciamo dopo. Ci troviamo nella stessa condizione di prima. Un segnale passa basso, perché l'equivalente passa basso, moltiplicato per un altro segnale passa basso, fa un segnale passa basso. La banda è raddoppiata, ma è pur sempre il segnale passa basso. Integrale per un esponenziale complesso. È la trasformata di Fourier. Di nuovo, sto valutando la trasformata di Fourier di questo oggetto nel punto 2FC. Ma questo oggetto qui ha trasformato di Fourier 0 in 2FC, perché la sua banda è 2W, cioè varia da meno W a W. Quindi per lo stesso motivo di prima, questo qui è la trasformata di Fourier di questo, quindi stiamo valutando la trasformata di Fourier di quell'oggetto qui, quindi di quella convoluzione, tra questa trasformata e questa, nel punto 2FC, 0. Questa integrale fa 0. Prego. Ma la trasformata di Fourier, no? Non va con e alla meno 2. E allora questa è in meno 2fc. Quell'integrale faccia 0, si capisce anche se uno va a guardare cos'è quell'oggetto lì. Se voi la rappresentate, l'abbiamo detto l'altra volta, è un segnale che passa a basso, quindi varia lentamente nel tempo, moltiplicato per un esponenziale complesso, quindi per un coseno e per un seno. La parte reale sarà per coseno, la parte immaginaria sarà per seno. Se lo andate a rappresentare avrà un andamento del genere, ok? L'inviluppo è questo, e qua abbiamo qualcosa che gira molto velocemente. E voi state facendo l'integrale di questo oggetto qui. Ma se io faccio uno zoom qui, faccio uno zoom, quella parte lì ha questo aspetto qui. Ok? Perché questo varia molto lentamente rispetto alla frequenza con cui varia questo portante qui dentro. Quando fate questa integrale, questa parte qui ha un valore positivo, questa parte qui ha lo stesso praticamente valore negativo e l'area fa 0. Ok, non serve neanche scomodare la trasformata di Fourier, questo è il motivo pratico. La chiave è che
sempre quella. Questo segnale qui ha una frequenza FC molto maggiore della variabilità di quest'altro segnale che passa a basso, cioè della banda W di questo. Ma è proprio quello che succede. E se fosse stato invece di potenza? Stessa cosa. Se fosse stato di potenza, qui avrei avuto integrale tra meno t e t, 1 su 2t. Limite per. Ora, il numeratore tende a 0. Il denominatore tende a infinito, questo va a infinito. Questo oggetto qui va a 0, il rapporto tenderà a 0. Quindi sia che sia di energia che sia di potenza, quell'integrale lì, quella media temporale lì, fa 0. Ok? Di conseguenza, quando dobbiamo calcolare la autocorrelazione del segnale X bandpass nel punto tau, che è ad esempio se fosse di energia l'integrale di, devo fare l'integrale di questo oggetto qui, 0. L'integrale di quest'altro oggetto qui, 0. Rimane soltanto l'integrale di questo e di questo. Ma il primo oggetto di sopra è proprio l'autocorrelazione del segnale passo a basso. Il secondo oggetto è l'autocorrelazione del segnale passo a basso, coniugato. Lo vedete, integrale della media di xx coniugato ritardato. Autocorrelazione. Questo è invece lo stesso oggetto, ma x coniugato x. Autocorrelazione coniugata. Qui tutto questo è anche un mezzo davanti a tutto, ma guardandolo bene questo è un mezzo di qualcosa più qualcosa coniugato. Due volte la parte reale, anzi c'è un mezzo, quindi è solo la parte reale.
Che non ci stupisce neanche di più di tanto, perché il segnale passa a banda è parte reale, equivalente passo a basso, elevato a 2 pi gradi FCT. L'autocorrelazione è parte reale, autocorrelazione dell'equivalente passo a basso, esponenziale a frequenza FCT. E se non fosse stato di energia? Beh, se è di potenza è tutto uguale, perché qua c'è il limite per t che tende a infinito di 1 su 2t, integrale tra meno t e t. Qui c'è il limite, integrale tra meno t e t. Qui c'è il limite. Uno su 2t, integrale tra meno t e t. Ma questa è sempre autocorrelazione e quest'altra è sempre autocorrelazione. E gli altri due termini, il primo e l'ultimo, vanno sempre a zero. E quindi è la stessa cosa. Stabilito questo, cioè trovata l'autocorrelazione, possiamo farne la trasformata di Fourier e calcolare e trovare la densità spettrale. Ma è facile, vedete, guardiamo questo. È un mezzo trasformata al primo termine, densità spettrale dell'equivalente passo a basso, modulata per FC, e quindi va alla frequenza FC. Più la stessa cosa coniugata, quindi la trasformata di Fourier è il coniugato, ma non agisce perché la densità spettrale è un segnale reale, quindi la trasformata di Fourier è un segnale reale, quindi il coniugato non serve a nulla. Ribaltato però, quindi S di meno F, ma poi c'è per elevato a meno 2 pi gradi FC, e quindi S meno F meno FC, che era quello che volevamo dimostrare. Va bene, mancano 5 minuti, facciamo una pausa.